Non c'è scuola a Tamadino? No, niente. Non c'è scuola. Vediamo dopo. Ci passi Pigi? Come sei? Come lo sta? Thank you.
Ottavone. Thank you.
Vai. Vai la dentro. Vai sotto. Sei Marco? Passa di là. Io ne ho il gruppo di 5-6 che sono in nazionale e fra le due ore qua con Bologna che siamo a 7. Adesso il partito nazionale ha fatto altri sabato, mercoledì, la partita Coppa Italia col Parma e ti devo dire la verità, siamo qui. Perché l'altro giorno sì, abbiamo delle fiammate di 20 minuti, ma forza è loro sono classificati per la vita di piano. E noi ce l'abbiamo qui. Abbiamo palestra il mattino, poi si gioca verso le palestre e poi il tempo pomeriggio. Adesso, settimana scorsa l'ho fatto ancora due volte, settimana e c'è gente che è impegnata sempre, specialmente nazionali, gente che ormai i ritmi ma i stranieri sai, ci sono quelli seri, professionisti, sì, sì. E ci sono quelli che la prendono un po' come vacanza. Sì. Io dico che ogni giorno bisogna andare alla ricerca dell'uomo più, perché i piedi io se l'ho perso, perché un mese, due mesi hanno fatto i pazzi. Il brasiliano che era un po' così, gli altri che non hanno digerito, si sono fatto male, ma ti spero che perso due mesi. Non è che ci sia nulla di compromettente, però adesso, bisognerebbe che crollassero gli altri, poi adesso ho preso lo spunto di me, da rendere gli impegni se ci prendono. Quindi sul piano della valutazione del lavoro so che fate di 7 giri anche, sai, oramai gira di gira fra i libri che ci sono. E c'è poco da vedere. Mister, lei non penso che ne abbia masticati. No, difatti ne farà uno qui, uno che è un professore di Todi, da quelle parti lì, ma fa più uno sviluppo sugli spazi stretti per mettere i ragazzini giovani, i libri ormai come vuoi, chi fa il 4-8-2, chi fa il 3-5-2, chi fa il 4-3-3. Ma poi le situazioni sono tutte uguali, perché sai che il 4-3-3 quando premono gli altri, due esterni devono ripiegarli, sennò ci raccontiamo un sacco di balle e poi magari c'è gente che va anche in gol. Quando io giocavo con Olivera, gli altri due, a Olivera mi facevano tornare in destra. Questo era il suo problema, sono la vita. Sì, no, questo lo sa fare meglio di altri. Quindi sono quegli aspetti lì, non è che... Credo che vedendo anche le vostre categorie, ormai si riesce a prendere bene. Cioè, la vostra sfortuna, diciamo, per come dire, è stato un momento cruciale che è veramente... Sì, ma noi siamo andati... Noi siamo andati sull'entusiasmo, forse oltre le previsioni del mondo, che è come globalmente forse terzo o quarto sarebbe la nostra previsione, ma ci stanno Parma, puntando Lazio, valutando l'Inter, che devo dire che stanno pregato, però insomma, parco giocatori è bello. Però sai, parli dell'entusiasmo, abbiamo anche fatto cose buone, un po' di fortuna all'inizio, ma poi invece ci eravamo dei convinti, abbiamo avuto fuori il carnevale di uno. Fortuna dell'altro mister, ma è stato bravo il Piacenza a fare 4 gol o ha sbagliato la Fiorentina a prendere? Noi eravamo di quelle partite come quella di Venezia, partite dove sul piano nervoso siamo distratti e quando sei distratto con la Juve che era abituata ad avere depressione, anche con Calvario io ho fatto 2-2 e mezzo rubato per la Piacenza, non so chi di voi c'era, hanno fatto 4 gol per averne 2. E devo dire però è una squadra più, quella lì già non più, ma la prima quando c'era ragazzi partite a portare a casa il risultato lo portavo a casa. E Piacenza non è importante, una squadra che tu mette in difficoltà con sé, sì. Perché a parte i due davanti, una squadra omogenea, metà campo, una buona organizzazione e poi c'è la nostra realtà, a me piace questi ragazzi qua, che sono ragazzi che la pagnotta dentro non ci guadagnano, se la guadagnano e hanno la mentalità giusta. Perché se ci sono dei limiti tecnici devono salvaguardarsi. No? Cioè, tieni, magari si fa un po' di davanti, però poi ti fanno uno, ti fanno loro. Questi qui invece bisogna fare veramente il prossimo turno, perché lo scorso anno la squadra che io ho sempre sofferto. Quindi noi siamo una squadra che quando siamo andati sotto pressione, domenica, mercoledì, come c'è la partita un po' di carica nervosa, facciamo degli errori. Questo
grande abitudine a reggere, io dico, 342. Infatti la Juve non sbaglia mai quando va, questo Juve vantaggio. Sotto questo aspetto, rinnovando, nonostante rinnovino certi giocatori, chi va lì si cala in questa notte. C'era uno che si chiama Ghirindelli qualsiasi, da mai a bomba. Quindi questo è un grosso... Non c'è nessuna società al momento. È un'immagine anche di società. La Juve ha una città che ti tutela. Vive in un Piemonte dove tutti gli altri sono nemici, perché arriva il Corriere dello Sport, giornale nemico. Arriva la Gazzetta, giornale nemico, quindi tutto sport è piuttosto soft e quindi non ha questa grossa pressione. E la società è una città che sa gestire le tensioni e non dà retta ai tifosi, quindi che ha avuto anche degli altri tifosi, però va avanti per la sua strada. Comunque... Ancelotti no, Ancelotti va avanti, ma altre società si sbandano, quindi questo è il grosso vantaggio di vivere a Torino. Secondo me voi avete giocato meglio del Milan, come mai primo? Il Milan è però davanti. Il Milan è una squadra che ha avuto più culo. Ha avuto, non mi faccia dire più. Sì. Sono le annate in cui io ad agosto dissi Inter, Parma, Lazio, noi nel giro delle grandi e nessuno parla del Milan. C'è un organico. Cazzo, non è indifferente. C'è un organico come tutti gli altri, 10-12 nazionali. No, è attrezzata. E nessuno parla, sono stati bravi a nascondersi e a dire lo stesso che bravo il mio collega Zaccheroni che ha detto ma noi ci prepariamo il prossimo anno, chi l'ha detto? No? Con un organico così, no, sono stati bravi, hanno avuto il calendario che non li ha dato di problema, perché anche il Parma ha un grande organico quando giochi come quando hanno giocato i nazionali, il Milan nazionale ha giocato solo Biro. L'ultima volta però i nostri sono sette, vado via, fanno questi massacri settimanali intorno che sono arrivati, torno a giovedì già la sera, poi va a giocare anche il sabato, sai, quando vai dentro 6-7 partite di fila non è facile, sì, ma quante partite hanno vinto 1-0 però... No, ma difatti Milan è stato abbastanza inizialmente, io l'altro ieri a Milano sono andato con uno scacciatore che è lì, non ti dico il nome, insomma abbiamo fatto meno una decina di partite. 0-0 finiva 1-0, perdevamo 1-0, finita 1-1. Un mese e mezzo. Un periodo che gli è girata bene. Noi è girata bene qui due gare, è girata bene col Bologna, una partita da 0-0, che forse ha preso anche loro un palo, abbiamo vinto a 90. E una con l'Udinese che ci hanno messo solo 1-0. Quindi diciamo che sostanzialmente abbiamo 4 punti di fortuna. E poi invece ce ne hanno non molti, ma 2, 3, 4 ce ne hanno portati via. Rigore che intanto, fuori 2, 3 fuori giochi, no? Forse cosa? Poi gli altri ci siamo superati, perché con l'Inter qui l'abbiamo, non dico dominata, l'ha messa sotto. Col Milan a Milano, portiere sì, portiere no, l'abbiamo messi sotto. L'abbiamo fatto delle partite veramente buone. E poi del resto di questi tempi quando fai... anche il Parma che è un organico eccellente quando fa le partite di figlia, pur giocando bene poi non si sta, poi bisogna portarla dentro. Chi è che vince lo scudetto? Ma conoscendo Roma, se non vincono domenica gli passano avanti il Milan, la Lazio hanno un calendario no, perché cominciano a fare casino, no? Sai, hanno l'ultima settimana duro, adesso domani giocheranno la fine l'altra semifinale duro, la passano. Poi giocano, l'ultima settimana vengono qua, e noi se non siamo, non dico primi, ma se non dovremmo giocare per la posizione del Champions League, noi qui ce la giochiamo. C'hanno la finale e poi vanno a Parma. Io credo ancora. No, io se andiamo a Torino. Io ho scommesso tanto piano. Ma anche giusto. Noi se non facciamo anche giusto ancora. No, perché il calcio è anche così, no? Adesso, anche per tenerne un po'. Adesso che ti ha passato 1.000-4 punti, gli altri sono rimasti a 5, due volte che possiamo andare sia a Venezia che a Vicenza, insomma, ma perdi, perdono per via. Però non puoi neanche fare della demagogia, prendi in giro la gente. Però sotto sotto, di gara in gara speri che gli altri perdano. Se gli altri dovessero perdere noi e vincere, sei di nuovo via. Dai. Un campionato. Il nostro è il campionato più giù. Lei si è un po' incazzato,
Ma sai, ti incazzi, però sai, sono delle cose. Quando quest'estate due giocatori non avevano mai detto. E invece di fare vacanze, sono passate le vacanze al telefono per fare. Dopo quando vengono non è che compromessi, però sai che sono delle situazioni che purtroppo hanno delle scadenze. Quanti siete lì vicino? Allora, caratterialmente ti viene lì, ti tappi la valigia fuori di mano. Sai cosa succede? Succede che passa 15 giorni, quanti giornalisti vuoi avere? Uno, tre o cinque? O 50, la stessa cosa. Quindi comincia a dire, perché magari lui caratterialmente è, no? E poi se ti vengono i risultati, bravo, visto un pugno di ferro. Se poi non cominciano i risultati di due giocatori c'è bisogno perché tu non puoi andare. Allora comincia uno a dire, però sai, bisogna saper trattare quei giocatori, i campioni bisogna saperli gestire, allora ti trovi una banda poi che va tutte le sere in qualsiasi televisione e dicono un sacco di stupidaggini, e parlo anche non di giornalisti che fanno il loro mestiere, di ex calciatori, che il sedere sulla panchina non l'hanno mai messo, sono rimasti ex calciatori. Potrei fare una lista, qualcuno fa ancora il cronaca. Il sedere non se lo sono mai bruciato e vanno lì a parlare. E dopo trovi quelli che fanno i giornalisti, giustamente perché molti sono amici, il giornalista c'è mica solo quello che razionalmente vede le cose, sai. C'è quello che ha il telefono a casa, come mai ti mette fuori, ti mette dentro? C'ha un figlio in più da mantenere. Sì, ma gioca a pallone. Pallanuoto, fonda il pallanuoto. Ah, lui pensava che ci fosse la piscina qua. Allora, per concludere il discorso, che la sto facendo lunga, domani mattina se ne svegliano altre 5 dicono no, perché potrei farti il nome e cognome di un grande allenatore, un grande collega, che ha subito qualche tempo fa una cosa di questo genere qua. A un certo punto, non so punto oggettivo spogliatoio, 18 campioni, dopo anni di risultati. Lì è stato il giornale l'orario. Non me ne frega niente se il giornale no. Ti trovo sempre qualche maminga mese per ciabete a casa. Allora tu con le tue rogne te devi grattare, saperti grattare se questo, se l'altro c'è le lune, no. Perché? E te devi grattare tu, psicologicamente, con il dialogo, con la cosa, con la... punirlo, non punirlo. No, ha detto il mio collega, il ministro, ha detto, ma io non faccio mica l'assistenza sociale, ha detto lui, ha detto, qui l'allenamento va, oggi giochi, tu, lui, e credi che va lì, ma dai, su e noi, in Germania e in Inghilterra. Cosa guardai? Sempre bisognista, sei uno dei 100 che viene a lavorare. In Italia no. In Italia paternalismo quando va bene o non paternalismo? C'è chi dice duro perché quello lì è giusto, caccialo via. E quel giorno Dio mi sono arrabbiato. Ho detto, dai, c'hai 30 anni, ora di finire. No, no, là. C'è stato un gruppo che ha detto, sì. 6 mesi prima ha detto, no, fa bene, perché gestire un no, perché che lì è bravo, bisogna stare buono. Voglio dire che chi fa il nostro lavoro, anche nel piccolo, qualsiasi, c'è l'originale, c'è lo strano, c'è ciò. Come ti comporti? Più c'è Beccano e più c'hanno amici e più c'hanno cose, se non c'è risultati hai voglia di dire questo. E quando lo cacci via, che poi la domenica non c'è il giocatore, cosa fai? Fai il campo giocatore. Trovi subito. Non a processo del lunedì, o a processo del lunedì, ti dico quando. Sono venuto fuori la prima insieme e ho detto, ora di finire di fare i capricci, no? Sì, per così. Sì. Non so chi di voi ha visto il lunedì. No, vabbè, a me guardi no. Però so che c'erano la tre che hanno detto, tre grosse firme. Ma i panni sporchi si lavano in famiglia. Ho di me, bucato. L'ho fatto io. Non solo panni sporchi, ho lavato anche quelli puliti. Però sono stati subito pronti a dire che i panni sporchi non lavati. Figurate quante volte i panni sporchi li ho lavati dentro il corridoio. Questa è l'Italia. E allora vale più tutte queste cose qui che stai l'allenamento, voi guardate i Balzelli, bisogna fare quelle cose lì perché dobbiamo fare. Però tutte le altre badonate dico, sono quelle lì spogliatori di poi c'è una doccia anche sono massacrati. Ho detto tante cose, poco e utili, ma che danno un po' di dignità, no, al nostro livello, al vostro magari. Se lui che lavora che viene lì del suo strago
Hai capacità di recuperare Baggio, però. Baggio. Baggio, cazzo. Baggio c'era solo il ginocchio e funzionava poco. No, quando l'ha recuperato l'ha recuperato lei. Niente, niente. Sì, e me, vedi, i giocatori? C'è chi vedi, io difficile che ci sia. Saper gestire i giocatori che hanno una personalità. Perché sai, quelli che dicono sempre di sì, poi mi ingugno, no, preferisco che dicono chiaramente. E c'è chi magari si rende conto, la vita è sempre in discesa, bella, 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 bella. E si rendono conto quando la vita comincia ad andare in salita. Allora, ti devi mica mettere tre bottoni, ti devi mica mettere il sacco, ti devi mica mettere il cappello, ti devi mica mettere lì, a un certo punto, in quattro scemi o ti deve guardare sdentro anche un po'. Però c'è chi trova, e magari passa un periodo all'inferno, dicendo all'inferno da dire, in queste indicazioni servono per rispetto. Uno c'è da uno dice, ma dico mia. Può essere sicuro. Punto, questi sono quattro. Quello che ho fatto quattro adesso che se lo ritrova ancora, mister? Che se lo ritrova ancora adesso? No, ma che sia un giocatore, che io li chiamo gioia e dolore. Un giocatore che io ce l'ho. Io potrei non mettere in campo, se lo mettere in campo anche Rubiati e Morfeo, no? Però la squadra è legata con una logica. Morfeo e Maria De Chile, ma Milano la fa un quarto di campo. Questa è una realtà. No, perché non ci sono altri, può giocare anche lui. E Baggio, un giocatore, io dico che Baggio, due punti, Baggio, ho sempre fatto giocare, lo farei giocare con Arnese. Una volta addirittura aveva provato anche dietro, adesso perché lui... No, Baggio, gli altri... No, Baggio, quindi non mi trovo dentro palla, aveva fatto tutto il campionato, poi Baggio era voluto suonare davanti, metri, i miei due l'hanno lasciato un po', c'è il tempo, ma gioco di cose e quindi, sai, se dopo siamo in quattro mi chiedo chi deve giocare, ma se hai uno più uno così lo faccio sempre giocare, perché poi il calcio è fatto anche chi è che porterebbe la Fiorentina? Dici? Uno che manca la Fiorentina. Che è un rompi palle che è Davis. No. È cattivo giocatore. È cattivo giocatore, è la mentalità. Cambierebbe qualche istituto con Ronaldo? Sì, forse per questo è. Sì, invece caratterialmente io 15 giorni fa, se leggevo una dichiarazione di Zighe, diceva Giovanni prima di venire via dalla Germania ma era partendo che si sente così si trova. E io dovevo ogni tanto questo anno per aiutare, perché caratterialmente è un ragazzo sensibile per me. L'ultima intervista che ha fatto piangeva quasi, si vedeva che è un emotivo certe volte. Il nazionale, il campione d'Europa, lui ha avuto due campionati, uno con me, uno poi il campione d'Europa con la Germania. E abbiamo fatto anche prima semifinale. Questo è il giocatore, quello che sai in Italia è una marcia. Portiamo indietro Bergkamp, io sono convinto che in Italia non può ancora giocare. Ancora adesso? Eppure. Ci sono altri ritmi, altri tennisti a sera, a Bologna con Svezia. In Italia nel calcio non più c'è bello, c'è difficile. Più difficile, il calcio più difficile. Il calcio è più difficile, ragazzi, perché non c'è respiro, c'è respiro. Fare le due Piacenza. Ma se voi fate caso, c'è tutto un lungo periodo anche in televisione, più partite. Lasciate perdere quando la partita. Ci sono 10 secondi. La metà campo in su. Provate a contare. Uno, due, quanti secondi o quanto puoi contare prima che uno deve dar via la palla, è stressato, la deve dar via. Ma passi delle mezze ore che fai sette che stai dietro. Uno, due, la palla devi capitare. Uno, due, tre, la palla devi capitare. Ma sai, se non c'hai la tecnica, la precisione, visione di gioco, non ce la fai più. Dai,
partito dietro anche il punto, sa che gli avete detto prima, poi mi dico, sa sì, ma ha detto tre volte, mi ha fatto tagliare il punto piede, mi sono incazzato, mi sono attaccato per parlare. Vuol dire, se vuole la palla oggi deve cercare. Non sai che deficienza non è detto. Non è male, siamo fuori, buttato per terra. Martello casca, ma casca di meno. Questo è furbo, casca e studia come cascare. Perché casca e va col piede, va a cercare il portiere. Col piede. Il portiere si può fare. No, porta la palla, lui la palla c'è di prima, di là col piede. Questo è più scatto. Questo è più scatto. Magari adesso voi vedete il giorno tutto c'è un po'. Così, sono tutti e due, sono degli aspetti. No, io sono anche noi. No, no, non vado. Lì, perché sono tutti pericolosi, magari c'è un colpo di testa, sono tutti. Se io dovessi scegliere, scelgo. Sono quelle cose personali. Mister, la domanda, l'ho vista giocare nella partitella, stare prima stamattina. Gioca sempre qui. Sì, stare dentro il gioco, capisce qualcosa, cioè come si muovono meglio i giocatori o meglio stare fuori dal gioco? Oramai quando hai un mese di preparazione, vedi che devi migliorare alcuni aspetti. No? Cioè, far girare la palla, e non c'è solo far girare la palla, se c'è i campisti sotto pressione, come devo coprire la palla, farla girare. Io giocando insieme vi voglio far vedere, far capire. Adesso comincio adesso dopo 10 mesi a sentire che usano un linguaggio tattico che era Juve, usano Correa, adesso di Conte, di Livio, di sempre. Io gli voglio far vedere che solo parlando da 60 anni e non correndo molto, sai stare in campo e guidi il compagno, ti spanni, stai più ordine, impari a far girare la palla e invece vedi che sono talmente il cervello è bloccato sulla preoccupazione, sai, io, ma arriva la palla adesso è chiaro, c'è la sicurezza, ci sono delle componenti importanti, chi è che fa girare la palla più velocemente, chi ha la testa alta, ma perché chi ha la sicurezza non arriva, non c'è data. Invece io sui giocatori che sono qui, guardano sempre le terre, dico, alza la testa, guarda dall'altra parte, alza la testa, guarda dall'altra parte, mentre la palla gira, se non arriva su c'è di là. Allora chi è troppo preoccupato del controllo perde i 3 secondi e non vede il giocatore nel passaggio verticale, nel passaggio di cambio gioco. Giocando insieme, io ho sempre dentro questo tipo di pressione sull'orecchio. In modo che, sai anche perché, se vuoi migliorarlo deve essere concentrato tutti i giorni. A me sono dei giorni tutti incazzati perché arrivano. Magari sotto hanno avuto 2 o 3 partite di pressione, la testa è suata. Se sto lì che sono insieme, continuo a vedo che ha, cioè cerco di essere di esempio su quell'aspetto lì, sollecitando di dietro, parla, chiama l'uomo, digli solo, perché non gli dici solo. Cioè, ormai quando gira la palla l'uomo lì è solo, gli dai la palla, te la torni indietro e quando hai eluso già 3 press, e te che torni a vedere la palla a mo. E solo vai, insomma. Allora, questo è il fatto di giocare, io lo faccio per questo, perché chiaro uno si mette su lì, ma che bello! Un po' che lo vedi, no? Quando ci giochi insieme un mese in preparazione. Sì, perché mi posso giocare, io. Mi arrivo a casa. Mi fa via! Telefono. Avete portato il Duomo di Piacenza? Questo è il grande. Abbiamo preso 2-2 a minuto della fine, io prima che riuscissi a scrivere, io ho sbagliato il cambio, perché se no mi diceva ma perché tu, perché l'altro. Ieri sera Carletto, che era giusto, 1-0, sotto pressione, cambia i 2 esterni. L'unica cosa era lì con mia moglie, dico, sta a vedere che adesso gli rompo i coglioni perché ha cambiato i 2 esterni, non c'ha paura di muore, no? E difatti hanno cominciato a criticare il mio lavoro.
squadra stanca, sai, e dormono un po', dormono ogni tanto, dormono e quando dormono hanno sbagliato, è un concetto interpretativo, che non c'è verso. Oh, Maradona Careca, Platini Boni, Matteo, quando fai fuori gioco a metà campo, si appoggiava, andava e chi lo fermava? Andava in gol 30 volte. Che oggi c'è già difficoltà in questo, con i portieri che diventano un buffone da certo rigore che fa, non so se vedete te, 6 rigori, tanto che l'ha fatto uno, se no. Noi abbiamo preso 4 pappine ali, 4 pappine sotto sulla cittadinanza, se no siamo una delle difese meno perforate, abbiamo preso 4-4-4, gli schemi, perché gli schemi sono... Il mondiale dello scorso anno ha giocato male la ha giocato Adesso gli hanno detto che è stato un po' di decisione, perché lui vuole fare un po' di chiusura. L'impianto e poi il museo del calcio. Come avete visto, qua c'è la parte del ristorante, bar, questa è abbastanza decente, anche se tutte le volte la nazionale si lamenta perché i campi non sono buoni.
visto che questi posti sono abbastanza impegnativi, allora è stata cambiata la ditta di manutenzione del campo per migliorare addirittura anche i terreni di gioco. Andando avanti vedrete dei campi sportivi a destra e a sinistra, dove maggiormente sia la nazionale ma anche squadre di Serie A, B, C e anche dilettanti e anche squadre straniere, nazionali straniere, vengono a fare molte volte la preparazione. Normalmente quando la Fiorentina gioca in casa il sabato mattina è sempre il Piatto del Ciano sui campi. La nazionale, quando qui c'è la nazionale, non c'è altro tipo di attività che è esclusiva la nazionale, perché vogliono lavorare tranquillamente e serenamente. E questo è sempre ancora molto più difficile perché qua all'esterno delle reti ci sono sempre 3 o 4 mila persone per vedere i giocatori, magari qualcuno anche per contestare, eccetera, eccetera. Quella palazzina là di color mattone, tipo questo qui, è la sede dell'AIF nazionale. Abbiamo la segreteria e la presidenza nazionale dell'associazione allenatori. Dopo, quando qui bisogna accelerare un po', perché volevo far fare un quarto d'ora di lezione dal professor Accame. Il professor Accame è il docente, quindi commerciano, che fa soprattutto le lezioni di comunicazione, cioè diciamo il comportamento dell'allenatore rispetto non solamente al giocatore, ma rispetto ai tifosi, rispetto ai dirigenti e rispetto anche ai genitori. I ragazzini sanno che cosa vuol dire avere i genitori intorno quando avete queste possibilità insieme a giovani. Quindi facciamo una volata al Museo del Calcio, dove ci aspetta il dottor Fini, però andiamo a fare veloce, per quale 4... Faccio un comizio. Sì. C'è anche le donne? Una. Le donne, diceva Veltale, si dite Pagulus venite da me, cioè i bambini da venire a me, io dico le donne. Meglio, sì. No. No, dico le donne. Sì, una donna. Donna. Sì. Anche se è un'altra donna alla fine. Allora, due parole, due. Sì. Questa era una vecchia casa colonica, sì, ristrutturata con i lavori di Italia 90, uno dei pochi lavori che sono andati a buon fine. Gli altri sono tutti contestati, a Coverciano per fortuna i lavori sono avvenuti senza contestazione. Quindi dico questo. Perché abbiamo fatto l'albergo nuovo, abbiamo fatto qualche cosa di solito, per il regionale, e è venuto fuori anche questo. Questa era una vecchia casa colonica. Nelle case coloniche toscane, da una parte si raccoglievano le masserizie, dall'altra parte si abitava. A terreno c'era la cucina, la grande cucina, sempre a terreno c'era la stalla dove si poteva mungere la mucca, ma si poteva anche avere il coniglio o il conigliolo toscano, vero certo. Oppure anche la gallina, quindi l'uovo fresco di Natale che prende. E poi il calore animale insieme all'uomo permetteva di avere il riscaldamento, arrivava in modo giusto. L'istanza del nostro soprattutto c'era il campo. Allora, importanti, significativi degli anni 34, 36, 38, con cose secondo me molto belle, significative, soffermatevi un pochino su tutto perché evidentemente poi c'è esposto un pallone del 34, uno del 36, le scarpe di Piola e un bel medagliere della famiglia Giovanni Ferrari. Sempre a terreno, laggiù in fondo ci sono
una mostra fotografica di 40 anni di Coverciano. Coverciano ha compiuto 40 anni, quindi però non abbiamo fatto una mostra lo 0 anni, l'anno successivo, perché se avessimo fatto quello bisogna avere uno spazio da qui a Roma, tante erano le fotografie che ci sono. Invece abbiamo fatto a tempo. Coverciano gli allenatori, Coverciano gli arbitri, Coverciano l'attività giovanile, Coverciano nazionale, Coverciano l'AIAC significativamente. C'è l'esaltazione della conquista dell'Europa del 60, la conquista altresì del campionato del mondo dell'82 con maglie autentiche, c'è Tardelli, c'è Scirea, c'è Paolino Rossi, insomma, maglie che sono messe così, però sono girabili, uno va a controllare se il numero è quello previsto. Non vi scandalizzate che nell'Europa, nell'Europa il Facchetti avesse il 10 e altre cose del genere, poi come succede quando si fanno queste cose, i numeri non sono precisi, non in alfabetico, sono a seconda del tempo che cosa distribuisce l'Italia, questo per dirvi. Poi c'è sempre in quella sala, c'è l'esaltazione del campionato del mondo d'Europa dell'anno 21, 92, 94, 96 e poi ancora in una stanza, abbiamo dato una testimonianza del cinquantenario della di Superbi. Quindi abbiamo fatto domani. Quindi lo sapevo già, ho detto guarda, prego combinazione, l'abbiamo beccato. Non sono contento. Grazie. Ciao. Dell'associazione, sono il vicepresidente vicario, che in sostanza rappresento vicini quando lui non c'è, sono responsabile dei settori dilettanti e responsabile dei settori giovanili, questo per farvi capire anche per le cose che dirò dopo. Poi sono nel fondo di garanzia per allenatori e giocatori professionisti. Sono responsabile della formazione e l'aggiornamento degli allenatori, professionisti e dilettanti, di altri operatori. Sono nel consiglio del settore tecnico e di recente, un mese fa, sono stato nominato nel consiglio nazionale dei settori giovanili e scolastici. E fino a pochi giorni fa sono stato per 6 anni vicepresidente europeo dell'Associazione Europea Allenatori di Calcio. Questo non per farmi dire che ho tutti questi incarichi. E poi, come qualcuno di voi ha notato, lui l'ha notato bene, sono già nel museo. E quindi sono ormai un uomo da mettere da parte, sono dal museo. Io approfitto di questa vostra presenza, perché non capita spesso che magari possiamo avere un gruppo di allenatori qui a Coverciano, magari di andare noi nei posti, fare magari una chiacchierata e poi scappare via. Magari un quarto d'ora lo permettete, perché sono problemi che poi riguardano noi, voi.
qualcuno di voi mi diceva oggi, a tavolo, magari chiacchierando quando andavamo al museo, i corsi integrativi, ma che si fa, che non si fa, sono validi, non sono validi? Integrativi nel senso di dei giovani istruttori, giovani calciatori e terza categoria. Ecco Filcato.